pensiamo che per una donna sia normale provare dolore durante il sesso. Buongiorno fanciulli, benvenuti e bentornati sulle Sex and Rose. Io sono Lorena e sono da sola in questo video, ma c'è una voce fuori campo, forse. E sono io, guardate questo sfondo bellissimo. Nuovo, tutto nuovo. Abbiamo cambiato tutto senza cambiare niente. Allora, abbiamo ricevuto questa domanda quando abbiamo tenuto un seminario presso l'Università degli Studi di Torino e in quel momento non siamo stati in grado di rispondere perché la risposta era talmente complessa che non siamo riusciti a formularla per intero, ma mi ero ripromessa di tornare sull'argomento e di dedicarci un contenuto perché mi trapanava il cervello. Quindi lo facciamo in questo video. Premessa: in condizioni regolari di salute, il sesso non deve fare male. Il dolore non dovrebbe mai fare parte dell'esplorazione sessuale, a meno che non sia voluto. Ma quindi perché facciamo passare come normale il dolore provato durante il sesso, soprattutto se a provarlo è una donna? E perché le donne sembrano doversi rassegnare a provare dolore come se fosse una cosa inevitabile nella loro vita sessuale? Mettetevi comodo, perché le motivazioni sono infinite e probabilmente non le abbiamo neanche elencate tutte. Partiamo. L'esperienza del dolore è narrata come se fosse una parte fondante e inevitabile della femminilità. Ogni ragazza, ogni futura donna sa che prima o poi nella sua vita dovrà fare i conti con il dolore. Il primo dolore al quale veniamo preparate è quello delle mestruazioni. Tra l'altro un altro dolore che non dovrebbe essere considerato normale, e finalmente ci sono un sacco di professionisti e professioniste che lo stanno dicendo in questo momento. Quando nella vita di una bambina o di una ragazza sopraggiunge il momento del menarca, quindi la comparsa della prima mestruazione, si dice che diventi donna, quindi l'ingresso nel mondo da donna è contrassegnato da sofferenza, disagio e dolore. Poi probabilmente arriva quel momento che nella nostra società viene ancora narrato come la perdita della verginità e che coincide con il primo rapporto sessuale penetrativo con un pene, perché è quella la vita a cui è destinata una donna ancora. Con la persona giusta. Aspetta, questo ci arrivo, non mi anticipare. Anche qua si parla di dolore, addirittura si parla di questo imene che viene descritto come una barriera che sembra fatta di cemento, pronta a lacerarsi, a essere sfondata dal pene, creando dolore e perdita infinite di sangue, cosa che non è esattamente così. Non ci dilunghiamo in questo video, ma l'imene tendenzialmente è già bucato, è una membrana molto sottile, molto elastica, potrebbe non causare né dolore né sanguinamento. Il dolore da primo rapporto completo è praticamente mitizzato, no? È fatto passare come una sorta di rito di passaggio, in qualche modo è anche romanticizzato culturalmente, sembra un sacrificio fatto per amore, perché lo sappiamo che la prima volta di una donna deve essere con quello giusto. C'era. Il fatto che molte prime volte siano statisticamente dolorose è vero, ma il fatto che una cosa sia molto comune non la rende normale. E se moltissime donne provano dolore durante il primo rapporto penetrativo, non è perché sono donne e fa parte della loro natura, ma forse è perché da bambine, da ragazze, non vengono educate alla sessualità e si affacciano alle prime interazioni sessuali senza sapere nulla, anzi preparate a provare dolore, quindi magari un pochino tese, cosa che non aiuta proprio nell'esperienza del rilassamento e del piacere. Poi ovviamente eventualmente c'è il dolore del parto, le sofferenze della menopausa, insomma fino alla fine siamo condannate a stare male. Ma andiamo avanti, questa era solo la prima motivazione. I corpi femminili sono abituati a essere penetrati vaginalmente in un sacco di situazioni che non hanno a che fare con il piacere, ma anzi potrebbero avere a che fare con il fastidio, quantomeno il disagio, e addirittura a volte anche col dolore. Pensiamo da quante cose potrebbe essere penetrata una vagina, non in condizioni appunto di eccitazione o di piacere, quindi tampax, coppetta mestruale, farmaci tipo gli ovuli vaginali, eventualmente la spirale anticoncezionale, dita di medici e mediche, speculum per le visite ginecologiche ostetriche, cotton fioc per prelevare materiale per i test, eccetera eccetera. Altra motivazione: la sessualità femminile è sempre narrata come qualcosa di misterioso. Gli orgasmi femminili sono descritti come elusivi, difficili da raggiungere, gli organi genitali femminili sembrano assolutamente misteriosi, complice anche la scarsa visibilità, sembra che sia impossibile capire come funzionano. La donna stessa viene descritta come qualcosa di enigmatico e impossibile da comprendere.
Nella polarizzazione tra i sessi, o meglio i generi, la donna è stata storicamente descritta come irrazionale ed emotiva, come il sesso debole, quindi più vulnerabile e anche più incline alla sofferenza e al dolore. Quindi perché stupirsi se c'è un po' di dolore nella sessualità di una donna? Fin dall'antichità la donna è anche stata descritta come isterica. L'isteria era ritenuta una malattia soprattutto femminile ed è stata usata nella storia per subordinare le donne. Isteria deriva dalla parola greca hysteron, non so se pronuncio così, che significa utero. E infatti l'utero era ritenuto la sede di tutte le malattie femminili, psichiche o fisiche. Quindi anche la sede del dolore. Il dolore era collocato proprio nella parte, diciamo, riproduttiva anche sessuale della donna. Parte delle motivazioni risiedono nei ruoli di genere, per come sono stati costruiti culturalmente, il fatto che all'uomo venga attribuito un ruolo attivo e alla donna uno passivo, e in questa passività femminile, che è anche una passività nella sfera sessuale, in qualsiasi altra dimensione della vita, c'è anche la possibilità di subire. Subire che cosa? Tra le altre cose, subire per esempio del sesso non voluto e subire anche del sesso doloroso, e spesso le due cose sono correlate. Nella narrazione delle dinamiche sessuali tra uomo e donna, il corpo femminile è sempre stato presentato come un terreno di conquista, come un terreno di caccia a disposizione, al servizio del desiderio predatorio maschile, e si sa, la caccia è brutta e dolorosa. Inoltre, nella narrazione normata e polarizzata della sessualità, si continua a pensare che la donna abbia un desiderio sessuale inferiore rispetto a quello dell'uomo, che sia più disinteressata al sesso, cosa che sicuramente le fa guadagnare punti da un punto di vista di dignità e di morale. L'uomo pensa con il pene, la donna con il cuore, insomma, queste robe qua. Questa concezione porta le donne a rassegnarsi a un sesso peggiore rispetto a quello dell'uomo, perché, boh, magari non è una roba che fa per loro, e questo peggiore potrebbe anche significare doloroso. Il dolore viene normalizzato e minimizzato anche da professionisti e professioniste della salute sessuale. Quando una donna si rivolge a un medico o una medica riportando dei dolori durante la sessualità, spesso e volentieri questi dolori vengono liquidati come lamentele, come una bassa soglia del dolore, addirittura come dei mali immaginari. Alla donna viene consigliato di essere meno stressata, di rilassarsi, di lasciarsi andare, di concedersi di più. I dolori vengono imputati a un eccesso di emotività, a un eccesso di ansia, tipicamente femminili. Questo comporta dei tempi lunghissimi che trascorrono prima che una donna riesca prima di tutto a essere ascoltata e creduta e poi a ottenere una diagnosi corretta. E scoraggia tantissime donne dal rivolgersi a questi professionisti e queste professioniste per trovare una soluzione al proprio dolore. Esistono tantissime, tantissime donne che convivono con il dolore per anni, 5 anni, 10 anni, 20 anni, alcune tutta la vita, e che si autocondannano a una vita sessuale dolorosa e completamente priva di piacere. Che bello! Ma andiamo avanti con le belle notizie. La penetrazione è ancora idealizzata come massima espressione della sessualità adulta e completa, etero, quindi quella giusta. E guarda caso, il dolore che provano le donne durante l'esplorazione sessuale arriva sempre dalla penetrazione, è infatti un'esperienza molto più comune tra donne etero. Nella rappresentazione visiva della sessualità, il piacere dell'uomo è sempre stato messo davanti a quello della donna, nel cinema come nella pornografia. Se pensiamo alla pornografia, soprattutto quella mainstream, gratuita e accessibile, si è contraddistinta per tantissimo tempo, e comunque succede ancora oggi, per il money shot, che sarebbe l'inquadratura sull'eiaculazione del pene con cui poi si conclude il video, no? Quindi con questa prova tangibile del fatto che la sessione sessuale è andata a buon fine. Del piacere della donna, chi se ne frega? Se pensate che abbiamo finito, no, è ancora lunga. Le persone socializzate come donne non vengono educate a conoscersi, a esplorare il proprio corpo e a partire da un'esplorazione sessuale di sé, ma vengono piuttosto spinte a buttarsi tra le braccia di un'altra persona, a vivere la sessualità tramite la mediazione di un altro corpo, molto spesso quello maschile. Quindi vengono spinte a fare sesso ma non a masturbarsi. Ci sono ancora donne che partoriscono senza aver mai provato un orgasmo o qualsiasi altra sensazione pervasiva di piacere nel corpo. Ci sono donne che per riuscire a concepire devono usare stratagemmi tipo bere alcol per anestetizzare il dolore e riuscire ad accogliere una penetrazione. Se non sai, per educazione o per esperienza,
che l'esperienza sessuale ha a che fare col piacere. Se non sai che il piacere è una possibilità, allora il dolore diventa una possibilità. Sappiamo benissimo che in Italia non esiste ancora educazione sessuale obbligatoria nelle scuole e non esiste una cultura della sessualità condivisa, non esiste una cultura del piacere. Non esiste che a delle bambine, che a delle ragazze venga detto banalmente il dolore non è normale nel sesso. Una buona parte della colpa possiamo darla alla scienza, perché la ricerca scientifica sul corpo umano si è focalizzata in realtà sul corpo dell'uomo, che è ritenuto un corpo standard. La donna invece è una variazione del corpo dell'uomo, una deviazione. E quindi la donna viene spesso ignorata da un sacco di test, di studi e di ricerche scientifiche. Ci sono aree del corpo femminile che sono ancora dei grandi misteri per la scienza. Un caso eclatante è per esempio quello degli infarti. Le donne hanno molta più probabilità di ottenere diagnosi sbagliate e di morire perché hanno dei sintomi diversi da quelli degli uomini, ma che sono meno conosciuti perché sono meno studiati. Quindi spesso i sintomi femminili vengono... femminili perché proprio caratteristici, no, della fisiologia, della biologia femminile, vengono totalmente ignorati. Una cosa molto banale che potrebbe eliminare una parte del dolore è per esempio il lubrificante, che dovrebbe essere il migliore amico dell'essere umano, non dell'uomo, uomo, donna, X, nella società, che però è ancora ritenuto un aiutino di cui non avremmo bisogno, dobbiamo dimostrare di non avere bisogno. E quindi l'uso del lubrificante è ancora medicalizzato e spesso sulle confezioni, mi è capitato di leggere anche di recente, che il lubrificante viene descritto come utile in caso di secchezza vaginale. In realtà non è un rimedio a qualcosa, il lubrificante serve a rendere tutto più scorrevole e più piacevole. Nella narrazione della sessualità femminile si parla tantissimo di donne, tante che fingono l'orgasmo. Ovviamente ci sono delle motivazioni per cui questa cosa succede, ma il fatto di abituarsi, no, anche all'idea di fingere l'orgasmo può abituarci mentalmente anche a pensare ok, probabilmente il dolore, se lo provo, è un motivo per fingere l'orgasmo, quindi boh, ce l'avranno tutte, quindi boh, sarà normale. Parlando sempre della concezione nella nostra società della sessualità, la condotta sessuale di una donna viene ancora usata come un parametro per calcolarne il suo valore, la sua dignità come persona, come essere umano, come donna. Se questa idea viene interiorizzata, allora il dolore può addirittura sembrare una sorta di punizione per concedersi ai piaceri sessuali, o meglio, non ai piaceri, ma concedersi alla sessualità e al sesso selvaggio. Infine, siamo alla fine, siamo abituati a vedere le donne costantemente in conflitto con il loro corpo per via dei tantissimi canoni, modelli, ideali, stereotipi che vengono promossi e imposti a livello sociale e culturale. Sono canoni che ci abituano alla sofferenza, quindi è normale per noi vedere delle donne che soffrono e per una donna è normale soffrire. Quindi a quel punto qualsiasi tipo di sofferenza, di dolore può essere normalizzato e accettato nella propria vita. Probabilmente non abbiamo neanche elencato tutte le motivazioni, ma anche solo da queste è abbastanza comprensibile il fatto che sia quasi impossibile pensare a una vita di una donna priva di dolore. Eppure il dolore dovrebbe essere solo un segnale che arriva dal corpo, un messaggio che il corpo invia, che dice che qualcosa non va e qualcosa molto probabilmente può essere indagato e trattato e curato. Mi sembra banale dover dire che ogni persona, ogni uomo, ogni donna, ogni persona, ogni essere umano debba avere il diritto a vivere una vita anche sessuale priva del dolore e che dovrebbe essere una responsabilità sociale, collettiva, garantire anche alle donne il diritto alla salute e al piacere. Donne! Non è arrivato al rotino. Non rassegnatevi al dolore, non silenziate il vostro dolore, non mettetelo sotto il tappeto, fate parlare il vostro dolore, comunicatelo e soprattutto sappiate che gli orgasmi, il piacere sono lì, sono a disposizione, sono raggiungibili e che possiamo arrivarci tutte, tutti, tutto, quindi condividiamo le esperienze, parliamo di sesso, parliamo di dolore, facciamo parlare il nostro dolore, ma soprattutto andiamo a prenderci il benessere che è lì alla nostra portata.